Benvenuti a questa quarta lezione dedicata al Vangelo di Matteo. Nelle prime due lezioni abbiamo visto la dimensione letteraria di questo Vangelo, qualche considerazione perlomeno. Nella scorsa lezione, la terza lezione, abbiamo iniziato a vedere, appunto, a riflettere su alcune implicazioni teologiche e in questa quarta lezione del Vangelo di Matteo porteremo a compimento appunto una riflessione sulla natura, sui temi teologici di questo Vangelo. In questa lezione vedremo in modo specifico quello che riguarda il tema della Chiesa in modo più approfondito, con sei considerazioni. Successivamente faremo un altro paio di considerazioni, una sulle opere e la legge, la relazione tra le opere e la legge in questo Vangelo, e una sull'escatologia e la vigilanza. Avviciniamoci ora appunto a una considerazione ecclesiastica. Matteo è sempre stato considerato il Vangelo ecclesiale per antonomasia per due motivi di fondo. È l'unico Vangelo in cui compare la parola chiesa, due volte riferita alla comunità o chiesa locale, e una riferita a tutto il nuovo popolo del Messia Gesù. E come seconda motivazione, l'opera intera, soprattutto nelle parti discorsive, mostra in controluce la vita della Chiesa. È possibile scoprire i conflitti della comunità e, entro certi limiti, i suoi ministeri. In Matteo 16,18, Gesù promette la costruzione della sua Chiesa. Sappiamo che per Matteo la Chiesa nasce dopo il rifiuto da parte di Israele di Gesù e di tutti gli inviati divini. L'adesione a Gesù è la prima caratteristica del nuovo popolo di Dio. La Chiesa di Matteo si qualifica anzitutto sul piano cristologico. Ora, una seconda considerazione riguarda il fondamento cristologico della Chiesa, appunto nel Vangelo di Matteo. Quindi portiamo avanti questa riflessione. La comunità di Gesù e la sua Chiesa, il versetto chiave è al capitolo 16, versetto 18, nella quale egli rimane per sempre e che deve continuare la missione per tutte le genti. A questo punto dobbiamo ricordare i due tratti caratteristici di Matteo, già noti. Secondo Matteo, Gesù è sempre presente in mezzo alla comunità, questo l'abbiamo visto nella scorsa lezione. In lui si compie la presenza di Dio che, come recita la formula dell'alleanza, caratterizzava il popolo di Dio. Questa reinterpretazione cristologica della formula dell'alleanza si osserva non soltanto nei testi citati, presenti esclusivamente in Matteo e di particolare importanza, ma anche in alcune modifiche introdotte da Matteo nella triplice tradizione. Vediamo per esempio il rapporto tra Gesù e i discepoli mediante l'espressione con voi, con essi, con me, con Gesù. Si tratta della stessa espressione greca che ricorre in 1,23, capitolo 1, versetto 23, Dio con noi, Emanuele, e 28,20, sono con voi. Questa coincidenza e questi interventi matteani così numerosi non possono essere casuali. Per di più, questa è l'espressione impiegata dai 70, dalla traduzione greca dell'Antico Testamento, detta appunto dei 70, per esprimere l'appartenenza reciproca di Dio e del popolo nella formula dell'alleanza. È evidente che Matteo vuole sottolineare la presenza permanente di Gesù con i suoi e il rapporto di Gesù con la comunità. È questo il fondamento cristologico dell'identità e della vita della Chiesa. Matteo quindi stabilisce una continuità molto stretta tra Gesù e la comunità. Ora riflettiamo sui discepoli. In Matteo la parola apostolo compare una sola volta. Il termine discepolo invece viene ripetuto spesso ed è un tratto caratteristico della sua teologia. Matteo rende i discepoli paradigma dei cristiani di ogni tempo, non li idealizza, ma ne conosce, come accade in tutta la tradizione evangelica, luci ed ombre. In effetti, se è vero che migliora l'immagine assai negativa che Marco trae dei discepoli,
e soprattutto toglie dal loro ritratto l'intelligenza o l'incomprensione, l'inintelligenza, scusate, o l'incomprensione, resta vero che non risparmia loro imperfezione anche in questo campo. I discepoli sono credenti, hanno fede, ma questa è sempre minacciata. Di fronte alla preoccupazione e alle difficoltà della vita, essi esitano e pensano che il Signore li ha abbandonati, sprofondano, sono incapaci di agire da cristiani e perdono la calma. Qui è riflessa la situazione della comunità cristiana. Il problema non è come accedere alla fede, ma come restare fedeli. Come vivere tutta la vita confidando nel Signore. In discussione non è l'aspetto missionario della fede, ma quello catechetico, rivolto all'interno della Chiesa. Ed emblematico a questo riguardo è la figura di Pietro. Da tutti è riconosciuta l'importanza di Pietro nel primo Vangelo. Soprattutto il testo di 16, capitolo 16, versetto 16-20, ha fatto scorrere fiumi di inchiostro e ha suscitato grandi controversie teologiche e confessionali. Vorremmo vedere in questa parte di lezione del significato di Pietro nell'ecclesiologia di Matteo. Le affermazioni su Pietro sono positive. Egli sarà il fondamento della Chiesa di Gesù. È il primo a riconoscere il Signore e andare da Lui. È il primo chiamato. D'altra parte, Matteo non solo non ne dissimula i lati negativi, ma talvolta li accentua. Tanto la sua incomprensione del cammino della croce, quanto il successivo rimprovero di Gesù, sono stati notevolmente inaspriti nei rinnegamenti durante la passione di Matteo. In Matteo dice che Pietro negò davanti a tutti e negò giurando. Inoltre la poca fede, l'essere motivo di scandalo e rinnegare Gesù, i peccati di Pietro sono per Matteo i peccati tipici che insegnano i cristiani. Talvolta Pietro è il portavoce dei discepoli. La professione di fede di Cesarea è la risposta alla domanda: voi chi dite che io sia? La domanda di Pietro in 19:27 è chiaramente posta a nome di tutti. In certi casi li riferiscono di Pietro presso Gesù a nome di tutti i discepoli. Si riferiscono a questioni di alaca, norme pratiche di comportamento, e Gesù risponde a lui. Sono in discussione problemi importanti per la vita della comunità, soprattutto giudeo-cristiana, sugli alimenti puri e impuri, sul perdono e sul rapporto con le istituzioni giudaiche. Pietro è anche una figura del passato con un ruolo ecclesiale irripetibile e decisivo. E nella Chiesa di Matteo possiamo vedere, riflettendo sul capitolo 16, versetto 19, un ministero delle gare sciogliere, formulato in modo simile ai poteri conferiti a Pietro. Abbiamo riflettuto quindi sul significato specifico dei discepoli, della parola discepolo nel Vangelo di Matteo, che è preferito al nome apostolo addirittura. Abbiamo riflettuto sul fatto che i discepoli sono appunto un paradigma dell'intera Chiesa cristiana dell'80 d.C., più o meno, come vedremo nelle prossime lezioni, e abbiamo visto che tra i discepoli Pietro in particolare è il paradigma del cristiano per antonomasia, con i suoi pregi, con le sue conquiste spirituali e con i suoi difetti ed i suoi limiti, com'è appunto nella comunità cristiana del primo secolo e del resto anche quella del giorno d'oggi. Ora riflettiamo invece sull'aspetto, sull'espressione, sulla parole che riguardano i profeti e gli scribi. In Matteo troviamo una comunità organizzata, quindi nella comunità che ha portato alla redazione del Vangelo di Matteo. Troviamo una forma embrionale di procedimento disciplinare, al capitolo 18. Inoltre abbiamo qualche informazione sui ministeri esistenti al suo interno, sulla comunità in cui è stato scritto il Vangelo di Matteo. Ci soffermeremo in modo particolare sulla prossima lezione, sulle prossime due lezioni, appunto, sulla quinta e sulla sesta lezione, che saranno dedicate, ripeto, all'aspetto appunto storico, sociale, culturale. In 23:34 Gesù dice: io vi mando profeti, sapienti e scribi. Il parallelo in Luca 11:49 presenta una formulazione più antica: il detto è posto sulle labbra della sapienza di Dio e parla di
profeti e apostoli. In 10:41 si parla di profeti itineranti che devono essere accolti. In 13:51-52 si afferma esplicitamente l'esistenza, invece, di scribi cristiani. Si è fatto discepolo del Regno dei Cieli e comprende tutto quel che Gesù ha insegnato in parabole. La sua caratteristica è che prende dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Vi invito a leggere Matteo 13:51-52 per capire al meglio queste indicazioni. Lo scriba cristiano insegna alla propria comunità di oggi e le offre il significato attuale dell'insegnamento di Gesù, il nuovo, ma senza svincolarsi dall'azione di Dio, del Dio dell'Antico Testamento, né dalle tradizioni evangeliche ricevute nell'Antico. Cioè questo è l'Antico di cui si parla in questa immagine al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. L'azione disciplinare di 18:15-20 presuppone anche le sentenze degli scribi della comunità. Gli scribi cristiani ritornano in 23:8-10, dove leggiamo: «Voi, al contrario, non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. Non chiamate padre vostro nessuno sulla terra, perché uno solo è il vostro padre, quello celeste. E nemmeno fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, Cristo. Il maggiore tra di voi sia dunque vostro servo». Rabbì e padre sono titoli usati dagli scribi. Guida è la denominazione greca di questa stessa funzione. Queste parole di Gesù presuppongono l'esistenza di scribi all'interno della comunità cristiana, la comunità appunto intorno all'80 d.C., e suonano fortemente critiche, poiché costoro corrono il rischio di costituire una gerarchia nella comunità che la domini e infranga la fraternità. Non si tratta di un rifiuto del ministero di scriba come tale, ma di una critica delle deviazioni che ne accompagnavano l'istituzionalizzazione. Alla luce di questi versetti, molto verosimilmente, l'attacco contro gli scribi e i farisei del capitolo 23 va inteso come rivolto anche a coloro che occupavano posti analoghi all'interno della comunità di Matteo. Il Vangelo di Matteo riflette quindi un ambiente ecclesiale organizzato e stabile, in cui perdono importanza i profeti itineranti e acquista rilievo il ministero sedentario degli scribi. Evidentemente si tratta di una comunità in prevalenza giudeo-cristiana. E questa è un po' la caratteristica dominante nella Chiesa cristiana a cavallo tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo. Lo possiamo vedere per esempio nelle lettere di Ignazio di Antiochia, successive appunto a un primo momento che è fotografato dalla Didache, giusto per citare due testi apocrifi non inclusi nel canone biblico, ma di grande autorità. Come ultima considerazione riguardo appunto la Chiesa nel Vangelo di Matteo, vediamo ora quello che Matteo dice riguardo dei conflitti all'interno della Chiesa. In Matteo si polemizza con alcuni settori della comunità per le loro mancanze in campo morale, probabilmente basate su deviazioni dottrinali. Ci sono cristiani che confessano il Signore, estremamente carismatici, cioè profetizzano, compiono miracoli, cacciano i demoni in nome di Gesù, ma questi non li riconoscerà perché sono operatori di iniquità. Ricordiamoci appunto il contesto evangelico del capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Si tratta di falsi apostoli che appartengono alla comunità, anche se sono degli agnelli, dei discepoli di Gesù, hanno solo la pelle, dentro sono lupi rapaci, portano frutti cattivi, cioè agiscono male. Probabilmente sviano il comportamento di molti con le loro false dottrine sulla legge. Matteo 24, versetti dal 9 al 13, chiarisce la natura del problema. Nel difficile momento della persecuzione, versetti 9-10, aumentano i comportamenti immorali, l'iniquità e la mancanza di carità, si creano divisioni nella comunità. La radice di tutto questo è nei falsi profeti che ingannano. Si tratta di un verbo, questo ingannare, che ritorna altre volte in Matteo e che sembra alludere a deviazioni dottrinali. Nel giorno del giudizio il figlio dell'uomo estirperà dal suo regno tutti gli operatori di iniquità.
nella comunità di Matteo ci sono quindi conflitti interni. È evidente una polemica contro cristiani che non portano frutto. Essi sono operatori di iniquità. Non operano la giustizia cristiana, sono credenti quali per giunta rivendicano grandi doti carismatiche. Sembra che oltre a queste gravi mancanze nella pratica si riscontrino anche deviazioni dottrinali. In cosa consistevano? Probabilmente in un entusiasmo spirituale che li portava a considerarsi al di sopra della legge e a promuovere atteggiamenti libertini. Dottrine di questo tipo, con le loro conseguenze morali, si ebbero nella Chiesa in certi settori ellenistici. Ricordiamoci la prima lettera ai Corinzi, per esempio. Queste appunto considerazioni concludono quello che riguarda la Chiesa nel Vangelo di Matteo e aprono adesso un paio di ultime considerazioni, una sulla relazione tra le opere e la legge e una sull'escatologia. Bisogna dire che il Vangelo di Matteo accentua l'aspetto morale dell'insegnamento di Gesù. Conosciamo la sua insistenza sulla pratica della giustizia, sul compimento delle opere, sul portare buoni frutti. È un'esortazione molto pressante. La Chiesa è un corpo misto composto da grani di zizzania. Il sogno di estirpare la zizzania con la violenza è da respingere, perché in questo modo si strappa anche il grano. Si rende necessaria la pazienza storica, non equivalente alla rassegnazione morale, però. La Chiesa deve portare buoni frutti. Molto istruttiva è la piccola appendice aggiunta alla parabola degli invitati al banchetto, capitolo 22, versetti dall'11 al 14. Non basta essere invitati al banchetto, cioè appartenere alla Chiesa, è necessario portare il vestito appropriato, cioè praticare la giustizia cristiana. Tipica di Matteo è la reinterpretazione morale della beatitudine. Credo sia buono confrontare capitolo 5, nei versetti dal 13 al 12, a Luca 6, dal 20 al 23, per avere appunto un esempio. Matteo combatte la presunzione della Chiesa, i cristiani sono i chiamati, ma non gli eletti. Quello che è accaduto a Israele diventa un avvertimento urgente e una sollecitazione critica su ciò che anche alla Chiesa può accadere. Matteo rispecchia una comunità giudeo-cristiana per la quale il tema della legge è fondamentale. Ovviamente esso è collegato con la preoccupazione morale di cui si è parlato. Il testo programmatico e fondamentale è capitolo 5, versetti dal 17 al 20. Si tratta di un testo complesso elaborato usando fonti eterogenee in cui Matteo combatte due deviazioni opposte, un antinomismo che prescinde dalla legge, da una parte, e un legalismo come quello degli scribi farisei, dall'altra. Gesù chiede un compimento della legge che provenga dal cuore e non sia puramente esteriore. Gesù, con un gesto di enorme autorità, vuole cioè riscoprire la volontà originaria di Dio. Quindi Matteo è chiaro nell'evitare di accantonare completamente tutta la legge, ma anche di osservarla in un modo farisaico, meccanico. E come mediatore tra questi due estremi troviamo appunto Gesù che afferma di compierla attraverso, prima di tutto, l'amore. L'ultima considerazione riguarda a questo punto l'escatologia e la vigilanza. La comunità di Matteo, cioè, ripeto, la comunità nella quale è stato redatto, composto il Vangelo di Matteo, come vedremo nelle prossime due lezioni, intorno all'80 d.C., e probabilmente in Antiochia di Siria, questa comunità non vive nell'attesa di una parusia imminente. E questo si può vedere da tanti aspetti. Il maggiordomo infedele, visto che il Signore tarda, capitolo 22, versetto 48, si comporta in modo pessimo. Il Signore tarda. Il peccato delle vergini stolte è stato appunto il non considerare che la venuta del Signore non è vicina, il non fare i conti con la lontananza del mondo futuro, il che comporta la necessità di fare provviste di prudenza, perseveranza e opere buone, prendere l'olio insieme alle lampade.
perché lo sposo tardava, come vediamo in 25:5. Matteo insiste sulla minaccia costituita dal giudizio per coloro che non hanno operato secondo giustizia. Ripete un'espressione che probabilmente proviene da qui, ma che è quasi il solo a usare, cioè là sarà pianto e stridore di denti. Egli parla del giudizio non tanto per consolare i buoni, ma soprattutto per esortare in modo perentorio e addirittura minaccioso alla conversione e a portare buoni frutti. La grande insistenza escatologica di Matteo non ha il minimo interesse per speculazioni sul futuro, ma tende a esortare alla vigilanza e all'agire bene nel presente. Insomma, l'enfasi escatologica è collegata ai due temi matteani che già conosciamo: la preoccupazione morale e l'intenzione di sottoporre la vita cristiana e la Chiesa stessa all'istanza critica del giudizio futuro di Dio, evitando ogni falsa sicurezza. Questa è l'ultima considerazione in questa lezione, con la quale chiudiamo appunto delle riflessioni sugli aspetti teologici del Vangelo di Matteo. Vi invito a appunto riflettere, studiare su queste considerazioni e ad ascoltare anche le prossime ultime due lezioni dedicate al Vangelo di Matteo, nella quale, ripeto ancora una volta, vedremo la dimensione storica, sociale e culturale di questo Vangelo, quindi il suo autore, la data in cui è stato composto, la comunità in cui è stato composto e le caratteristiche che ruotano attorno appunto a questi elementi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buono studio.